presentare Pino Maniacci, mi corre l'obbligo e il piacere di ringraziare sempre coloro che hanno permesso questa iniziativa, la quarta edizione di Una vita spesa per la legalità, quest'anno dedicata ai giornalisti in prima linea. E ringrazio la Banca di Credito Cooperativo Friuli Centrale di San Daniele e il Presidente, Dottor Giuseppe Graffi, ringrazio la Regione e la Parrocchia di San Daniele che ci ospita qui. Questa sera abbiamo Pino Maniacci, il secondo incontro dopo Giuliana Sgrena. Non è stato facile avere qui stasera Pino Maniacci perché? Perché probabilmente molti di voi già lo sanno, sabato scorso per la terza volta è stata incendiata un'auto, l'auto di Pino Maniacci, e mercoledì, l'altro ieri, i suoi due cani, che erano amatissimi, ma erano anche le mascotte di Teleiato, sono stati vigliaccamente impiccati. Questo ha creato ovviamente tutta una serie di criticità e di problemi, come potete immaginare, sia a livello così di stress, sia a livello giudiziario, e ringrazio doppiamente Pino Maniacci per aver voluto essere qui stasera con noi e, cosa che non ho mai fatto, io auguro a Pino Maniacci, come auguro a me stesso e a voi, di poter vivere molti anni, lungamente, e di morire nel proprio letto, come ciascuno di noi desidera. E se questo non dovesse succedere, ognuno di noi deve sapere che la responsabilità sarà nostra, noi, i cittadini italiani, che non abbiamo fatto quanto era il nostro dovere fare. Perché? Perché la mafia prima denigra le persone, poi le isola, ma le isola se nella misura in cui noi permettiamo questo, e poi le uccide. Quindi noi qui a San Daniele, e io auguro in ciascun territorio nel quale di volta in volta Maniacci va, è stato due giorni fa a Forlì, trovi la stessa solidarietà che troverà qui stasera a San Daniele. E per la prima volta io chiedo proprio a tutti, in segno di vicinanza nei confronti di Pino Maniacci, di alzarci tutti e accoglierlo con un grandissimo applauso. Grazie. Ringrazio Pino Maniacci e chiamo qui ad intervistare Pino Maniacci il giornalista Paolo Medeossi. Grazie. Grazie a tutti, più che un'intervista sarà un ascolto da parte mia, perché Pino so che ha tante cose da dirci, un po' ce le anticipate prima quando ci siamo incontrati, e permetto di dire una storia della sua veramente straordinaria, non solo per la Sicilia, per l'Italia, perché è una storia di un giornalista. Tra l'altro ho letto che recentemente Giornalisti Senza Frontiere, Reporter Senza Frontiere, fanno ogni anno una classifica dei 100 reporter più coraggiosi nel mondo. Gli italiani quest'anno sono due, uno sei tu e l'altro siciliano Abbate, non sarà a dire Abbate, non è un caso evidentemente. Comunque noi ascoltiamo stasera il racconto di Pino, spazieremo un po' su tante cose, anche su quello che hanno detto i ragazzi, perché sui beni confiscati alla mafia c'è qualcosa da dire, è una delle battaglie in cui Teleiato si sta distinguendo, uno dei motivi per cui Teleiato è nel mirino, nel senso che sapete che siamo arrivati a 314, mi pare, no? 314 guerre. Io penso che sia raro trovare in Italia, nel mondo, qualcuno che, e questo fa parte anche delle nuove modalità. Che non è ancora in galera. Che non è ancora in galera. Ma dopo spiegheremo anche questi meccanismi. Però prima di parlare un po', cioè le ultime notizie sono quelle che, no, urgono di più probabilmente, perché noi ci siamo parlati
lunedì scorso, tra l'altro con tanta introduzione, perché la Wind mi dicevi a parte Nico non è che funziona alla grande, quindi tra un'introduzione e l'altra comunque mi spiegavi di questo atto intimidatorio che ti era accaduto il sabato, però la settimana a parte Nico è stata molto intensa, no? E quindi molto pesante. Infatti in questi giorni qua io ho guardato sul sito di Teleiato, mi sono informato più su Teleiato che su Telefriuli, sulla televisione, e ho visto che il vostro telegiornale è un bollettino di guerra. Tutti i telegiornali sono più o meno dei bollettini di guerra, però il vostro proprio è poi è un telegiornale che è esplicito, dove si fanno nomi e cognomi, non ci si ripara dietro segreti istruttori o altre vicende del genere. Allora, cosa è successo questa settimana a Partinico? Intanto mi corre l'obbligo di ringraziare l'associazione presente che mi ha invitato, perché sinceramente vado molto spesso a fare, io mi definisco una escort d'Italia, a Palermo li chiamiamo diversamente, comunque dice che fa figo chiamarmi escort, perché parlare ai giovani, parlare all'Italia e sensibilizzare che il problema delle mafie non è solo del sud, non è solo della Sicilia, ma anzi oggi è più vostro che nostro, e cominciare ad aprire gli occhi non farebbe male. Ovviamente credo che sia il dovere di ogni cittadino onesto cercare di evitare queste infiltrazioni che ormai sono diventate, diciamo, parte integrante di quello che io continuo, guarda, io continuo a dire che non si riesce a vincere la lotta alle mafie proprio per quel cordone ombelicale che lega strettamente la mafia con la politica, perché forse noi siamo l'unico paese al mondo ad avere in Parlamento ancora degli indagati condannati, rinviati a giudizio per mafia, per camorra, per 'ndrangheta. Forse in un paese come il Burkina Faso, che ci prega anche come libertà di stampa, noi siamo al 74esimo posto come libertà di stampa dopo il Burkina Faso, credo che queste cose non succedano. Non succedano. Ecco, io non vorrei che si dipinga la mia terra, la mia Sicilia o la mia Partinico come un bollettino di guerra o come il Far West, come l'ho definito io stesso, perché i siciliani siamo 5 milioni, voi siete in confronto di tutto il Friuli, siete quattro gatti in confronto, diciamo... 1,2 milioni, dai. Ah, proprio niente, proprio... Noi siamo 5 milioni, gli schedati mafiosi sono 5.000, e per 5.000 PTM, come li chiamiamo noi, perché i mafiosi vanno chiamati per nome e cognome, pezzi di merda, la mia terra diventa e viene conosciuta in tutto il mondo come terra di mafia, grazie anche alla filmografia, con tutti questi sceneggiati, sì, dal patrimonio. La filmografia è molto folklore, no? Folcloristica, è quasi... Certo, per la rende simpatica in certi momenti. Io credo che il dialetto siciliano è molto simpatico, credimi, eh? Perché se non era per quello stronzo di Dante Alighieri, detto nel senso buono, che nel mezzo del cammino di nostra vita ci ha fatto due cose così... La lingua siciliana, il dolce stil novo, diventava la lingua nazionale. E sinceramente vi posso dire che se quando passate al semaforo e dite a qualcuno cornuto, per noi è acqua fresca, perché noi diciamo sì che un cornuto è una carrettata del Babbalusci. Traduzione è sei più cornuto di un carretto pieno di lumache, credo che sia molto più corposo. Battute a parte, ecco, questa è la mia rabbia, la rabbia di ogni siciliano onesto. Appena sbarca a Lampedusa, siciliano, palermitano, catanese, mafioso, è come se fosse un'etichetta. E invece anche i ragazzi che sono venuti in Sicilia sanno che non è così, che c'è una Sicilia che vuole cambiare, che c'è una Sicilia dove addirittura sì, abbiamo la mafia, ma abbiamo anche creato gli anticorpi, l'antimafia. A differenza vostra, che voi avete le mafie e come anticorpi siete all'anno zero, o perché non li sapete riconoscere, o perché siete convinti che qui non ci sono. Guardate che le mafie adesso cercano terreni dove proprio non sono conosciuti,
dove andare a investire i loro soldi. Vi ricordo sempre che il 5% del PIL nazionale, i soldi oggi li hanno solo i mafiosi e i politici, ma quello già lo sapevate. E quindi è facilissimo che siano nelle zone vergini, nelle zone dove non sono conosciuti, perché vengono a investire il denaro illecito guadagnato al sud, con il traffico degli stupefacenti, con il pizzo e con tanto altro. Questo Sciascia ce l'aveva previsto, l'aveva pronosticato, che la Sciascia Sciascia 30 anni fa parlava di professionisti dell'antimafia che sono attuali anche oggi. Sciascia parlava semplicemente non di istituzionale l'antimafia come si sta facendo oggi, perché oggi abbiamo il politico antimafioso, il presidente antimafioso, cioè siamo tutti antimafiosi. Sciascia diceva semplicemente che si deve vivere una vita normale, nella legalità giornaliera, la quotidianità, e che ogni cittadino onesto, essere contro la mafia, essere contro il malaffare, lo deve tenere qui e non certo sbandierarla ai quattro venti. Teneate una realtà di quel territorio dove trasmette, prima trasmetteva, guarda, in soli 25 comuni, era considerata la televisione più piccola del mondo, l'hanno definita, ma quei 25 comuni erano Corleone, Cinisi, Partenico, Monterepre, cioè zone considerate ad alta densità mafiosa e zone, io sono di Monterepre, nel paese del bandito Giuliano, e dove ancora, tra le altre cose, per inciso, paese Italia, paese dei misteri, da Portella delle Ginestre fino a Stato Mafia non c'è un mistero che ancora sia stato chiarito, non si capisce se perché noi non vogliamo sapere la verità o c'è, quello che penso io, qualcuno che ci impedisce di saperla, perché è veramente devastante pensare che la mafia e lo Stato si mettano d'accordo. Io continuo a ripetere che mafia è Stato, è nel senso di voce del verbo essere, e potrei anche spiegare perché. Quindi Partinico, questi comuni che io considero un po' il triangolo delle Bermude della mafia, è stato sempre, da sempre, un paese abbastanza caldo e focoso, è lì che si concentra la criminalità organizzata. Ma io credo che i telegiornali li seguite, chiamiamolo il telegiornale, perché poi possiamo parlare dell'informazione, di quell'informazione in Italia che non c'è, che manca, che è tutta politicizzata, che ormai è fatta di gossip, di tutte quelle minchiate che la televisione ci fa vedere. Io la chiamo addirittura la telecrazia, nel senso che immaginate che uno accende la televisione e guarda Amici, Grande Fratello, Amici degli Amici, c'è Poscia per Te, Il Sabato si Piange, c'è tutti questi programmi demenziali che in 20 anni ci hanno portato il cervello alla massa. Noi di una certa età ci siamo sorbiti per 25 anni Maurizio Costanzo Show. Mi, scusa, la nostra virgola in Sicilia è virgola, minchia, no? Il nostro punto invece è cazzo, nel senso che domani piove, cazzo, punto e virgola, vi faccio immaginare che cos'è. E allora, entrando nel tema dell'informazione, poi concludiamo, tagliato in due parole, in Italia l'informazione è tutta politicizzata, è tutta in mano ai politici, perché se comprate Repubblica, comprate un giornale, oggi possiamo definirlo di pseudo-sinistra, perché cos'è la sinistra e cos'è la destra, si era confuso Gabriel, mi sono confuso pure io. Se comprate Libero, se comprate Il Giornale, è la voce del padrone di Berlusconi. Alla stessa maniera, se guardate Mediaset, sapete che programmi guardate e chi è il proprietario. Se guardate Rai 1, bellissimo, vi trovate Bruno Vespa con quella porta girevole, ma mai un colpo di vento che proprio lui. Se guardate Rai 2, da sempre è la televisione dell'Unione dell'UDC. Se guardate Rai 3, è la televisione di Bianca Berlinguer, figlia di Enrico Berlinguer. Ho detto tutto? Questa è l'informazione in Italia. Quindi non siamo informati. Realmente non ci raccontano come sta il paese. Io vi ricordo che
Qualche anno fa c'era un premier che diceva che le pizzerie erano piene, che stavamo bene, che tra le altre cose le persone andavano al cinema, andavano al teatro, quindi quale crisi? Poi subito dopo è venuto il governo Monti che ci ha spiegato che eravamo sull'orlo dell'abisso e siamo passati dal partito della gnocca, credo che si chiami così, ecco, dal popolo delle lucciole, chiamatelo come volete, dalla mignotocrazia, al partito di, credo che c'era un ministro che si chiamava Passera e un altro Profumo, il Profumo di Passera, e questo credo che non è cambiato molto. Allora vedete, noi siamo molto ironici ma molto arrabbiati, perché raccontiamo un paese devastato dove, caro Presidente, bisogna ritornare a essere partigiani. Garibaldi ha fatto l'Italia e si è dimenticato di fare gli italiani. C'è veramente un paese allo sbando, dove io mi ricordo, sono di una certa età, sono anche in menopausa, quelle belle piazze dove si manifestava il dissenso, quando la politica non andava verso quelle che erano le esigenze dei cittadini, si scendeva in piazza e si manifestava il dissenso con le bandiere rosse, come volete, a parte il fatto che ormai il rosso si è sbiancheggiato e a parte il fatto che i comunisti sono diventati una razza in estinzione sotto protezione del WWF, infatti li trovate solo allo zoo. Ora, questo è stato il risultato anche di 20 anni di informazione. Il cervello è totalmente limato. Noi alla sera arriviamo a casa, ci mettiamo le pantofole, ci mettiamo i piedi sotto il tavolo per cenare e accendiamo la televisione. Noi raccontiamo un paese diverso, cioè che è il paese reale, il paese dove il giornalista deve cavalcare il territorio, andarsi a cercare le notizie, non fare i copia e incolla da dietro il computer, bellissimo. Un'altra cosa che sta portando il cervello alla massa dei nostri ragazzi è internet, bello, libero, pace, boh. Facebook, come si chiama? Facebook. No, io per l'inglese sono proprio negato, conosco il siciliano e mi sto accensando per l'italiano. Facebook, ecco quello. Già è vero? Ecco. Chattiamo col mouse, Topolino, il monitor, e scriviamo Topotube. Com'è? Te voglio bene, io ero convinto che era te voglio buttare, insomma, poi mi hanno detto ti voglio bene, dico ragazzi, ma se andate a pomiciare alla vecchia maniera forse fate meglio, è più sano. E allora, a prescindere, raccontare e fare nomi e cognomi delle famiglie mafiose presenti in un territorio, additarle alla pubblica gogna, dire che un mafioso va schifiato, emarginato, sputato. Ovviamente con un mafioso non si ci deve prendere il caffè, lo si deve evitare, proprio si deve far capire che è una rogna e che il terreno dove lui cammina si dovrebbe aprire e inabissarsi. Credo che sia il dovere di una informazione che deve essere da guida, da indirizzo per i telespettatori e per i cittadini. Noi abbiamo come esempio Pippo Fava, un giornalista catanese ucciso dalla mafia, che diceva e continuava a ripetere che una buona informazione incide, corregge, diventa determinante per un territorio, diventa punto di riferimento, deve essere la voce della gente, la voce dei cittadini e non certo la voce del potente, della politica o della collusione. Non abbiamo questa informazione in Italia. Noi in Sicilia abbiamo il giornale di Sicilia in mano, proprietario, un certo Artizzone, che fino a qualche anno fa, quando era libero, molti anni fa, fortunatamente Michele Greco, detto Papa, uno dei patriarchi della mafia, della cupola mafiosa, è morto, ma andava il proprietario del giornale di Sicilia a caccia nei terreni di Michele Papa Ciaculli. Dall'altra parte a Catania abbiamo l'informazione di Mario Ciancio, da sempre indagato per mafia e considerato da Pippo Fava uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse.
tuttora gestisce la Sicilia di Catania e fa il bello e cattivo tempo di quella zona. Attenzione, non è meno in tutta Italia, se vedete un po' i giornali, sinistra, destra, schierati. L'avete letto mai su Repubblica qualcuno che dice la parolaccia a Renzi? Renzi. Dice, vedete, sul Libero. Libero ha detto mai le parolacce a Berlusconi? No, li troverete su Repubblica. Ed è informazione? Non credo. Non so se è chiaro il concetto, anche perché sono molto stanco e penso che ogni tanto magari possa perdere il filo. Per fare questo tipo di informazione come lo facciamo noi, secondo me dovrebbe essere il dovere di ogni giornalista onesto, il dovere di ogni testata corretta. Ma ovviamente da noi non è così. Noi da 15 anni cerchiamo di denunciare tutto quello che di illegale succede in quei territori dove arriva il reato, dove è coperto, e grazie tra le altre cose anche al vegetale celeste, un vecchietto l'ha chiamato e dice, ma ci siete passati sul vegetale celeste, sarebbe il digitale terrestre. Ci siamo, siamo sbarcati anche a Palermo e in un sol colpo con Palermo abbiamo preso tutto il Friuli. Palermo è 1.000.000 e rotto di abitanti. Ecco, tutto il Friuli è coperto con Palermo. Beh, i nostri migliori telefoni. Sul sito anche dal Friuli. Sì, certo. Se andate su www.reato.it vi vedete un po' il telegiornale e tutte le notizie. Ma i nostri migliori telespettatori a Palermo sono gli ospiti del Luciardone e del Pagliarello, sarebbero i due carceri palermitani. Si informano, mi pare pure giusto, il mafioso si informa, si tiene informato. E ti racconto, quando Pino Provenzano era vivo, che forse questa è la sua Olivetti, quando scriveva i pizzini, qua ci avete l'Olivetti di Pino Provenzano quando scriveva i pizzini. Cioè, ho detto una minchiata, no, sarebbe famosa, con un sacco di soldi. E noi ogni 31 gennaio, che era il suo compleanno, dagli studi di Teleaso gli facevamo gli auguri. Bel compleanno. Sì. Caro Pino, oggi compie 70 anni, consegnate pezzo di merda, perché ormai sei un non uomo. Dire a un mafioso non uomo vi lascio immaginare se... Poi abbiamo scoperto, quando lo hanno arrestato, che la montagna dei cavalli seguiva ogni giorno il telegiornale di Taleato. E la virgola ci sta tutta. Minchia! No? E ne abbiamo combinato un po' di tutti i colori. E le intimidazioni non sono state mai poche e normali. Noi abbiamo avuto 3 macchine bruciate, 40 gomme tagliate, ci hanno spaccato i vetri delle macchine, ci hanno tagliato i freni. Ma perché i cagnolini adesso? E credo che abbiano alzato il tiro, perché prima la macchina, poi i cagnolini, che se avete lo stomaco forte ve li faccio anche vedere come me li hanno fatti trovare. No. Allora, dubbio prima, no? Perché avevo questo dubbio proprio. Perché signora me li hanno, non sono cagnolini, sono due cani grossi, era un pastore belga e un setter dolcissimi. Erano nel cortile che erano vicino, diciamo, in un recinto vicino alla televisione. Me li hanno fatti trovare abbracciati e impiccati con la testa in su. E il segnale è devastante. E questa è stata l'intimidazione più dura per me, perché sai, è come quando ti colpiscono gli affetti, perché al limite della macchina, sai, se va all'autosalone, una va, una viene, se ti tagliano i freni della macchina, poi li sfottiamo pure, perché una mattina sono salito in macchina, vado per scendere, metto frizione al freno e il pedale del freno va subito giù. Scendo dalla macchina e vedo che c'è tutto l'olio per terra, avevano segato di netto i freni. In onda gli abbiamo spiegato, cari mafiosi, proprio siete fatti scarsi. Con i tagli della Etero Gelmini, quei tagli alla scuola fatta dalla... è come quelle fialette, con la Gelmini, con una Etero Gelmini, come cazzo si digerisce, con i tagli della Etero Gelmini proprio studiate, perché per tagliare i freni si ci fa il buchetto piccolo piccolo,
l'olio esce a poco, poi quando ti servono i freni ti vai ad ammazzare. Ho fatto così, me ne sono accorto, ecco, ho studiato. Hanno sparato a un posto mafioso, 7 colpi di pistola, e questo è il nostro modo ironico un po' di presentare il telegiornale. 4 colpi vanno a vuoto, anche era sabato. 3 colpi, uno viene preso alla scapola e si ferma, uno entra e esce un polmone, uno mentre cade il colpo entra nel linguine. Il nostro titolo è stato "Gli hanno sparato al cazzo", ma l'hanno pure lasciato vivo. E allora giustamente uno si arrabbia, perché trattandosi di un boss mafioso, uno è sciabocco, due la pistola non aveva nemmeno il potere perforante, ma cazzo è uscita nelle patatine pari, organizzatevi. E allora questo modo così, diciamo, irriverente di spotterli, di denigrarli, li fa imbestialire, li fa arrabbiare, perché loro si sentono uomini d'onore. E noi abbiamo coniato la frase "e noi", loro si sentono uomini d'onore, e per noi disonorarli è una questione di onore. Antonio Albanese aggiungerebbe "cazzo pazzo io, tanto per farla completa". Ora, ragazzi, c'è veramente bisogno di aprire gli occhi e capire che le mafie, qualcuno sicuramente avrà sentito ieri la notizia di ieri, è bello quando qualcuno ti pensa, in Sicilia abbiamo la mafia bianca, a Roma era diventata nera o rossonera, e se andiamo un po' più su la facciamo viola, e poi un po' più su la facciamo, le mafie sono mafie, organizzazioni criminali che succhiano il sangue delle persone per bene. E se il pizzo qui al nord non lo vengono a chiedere è perché non vogliono fare il rumore, se qui non sparano è perché non vogliono fare il rumore, ma fanno di peggio, fanno affari, vi succhiano le risorse, i soldi pubblici, i soldi vostri diversamente, e molto spesso con la collusione della politica. Vogliamo parlare di diamante? Se io dico diamante, tu che dici? Diamante, tu che dici? Lega, o no? Ecco, noi abbiamo un gemellaggio con Boss, alla moglie siciliana, lo sapete? La moglie di Boss è siciliana e a noi ci chiama Terru. Oh, tua moglie è siciliana e tu mi chiami Terru. Tra le altre cose ne è venuto pure il figlio scemo, perciò. E abbiamo un gemellaggio che è il figlio di Boss, è il Trota, il figlio scemo. Il figlio di Raffaele Lombardo, ex presidente della regione, indagato per mafia, suo figlio Toti è stato eletto all'assemblea regionale siciliana e lo abbiamo ribattezzato la Santa Salata. E così abbiamo Erciotto al nord, la Santa Salata pure noi. Ci siamo generati. Capite come l'andrangheta in Lombardia fa affari con la Lega? Non lo dico io, lo dicono i giudici, lo dicono i tribunali. Quei tribunali che si cominciano magari a svegliare, a cercare. Quando con Libera 3 anni fa si marciava a Milano 150.000 ragazzi, c'è stato un pezzo dello Stato, il prefetto, che ha detto "non rompete perché la mafia a Milano non c'è, non esiste". Milano, la capitale del riciclaggio. E quel giorno io ho avuto il peso dell'informazione d'Italia. Parallelamente lo stesso giorno si teneva un comizio a Piazza San Giovanni a Roma e tutto era incentrato, si centravano 1 milione di persone o si era stato spostato il palco da Berlusconi 20 metri più avanti, così sembravano sempre 1 milione ma erano 800.000. Questa è stata la prima pagina di Repubblica. A pagina 25, 150.000 ragazzi che erano a Milano, c'era un trafiletto di 15 righe. Non parliamo ovviamente di Libero, del giornale che non ne ha parlato completamente. Questa è l'informazione. Ora,
No, ma non mi fai andare a fumare, non so, mi fai una domanda. Sì. È una domanda, insomma, anche tecnica, però penso che sia importante per inquadrare un po'. Cioè, voi come siete organizzati? Perché cioè, tutto questo lavoro che tu stai dicendo, come lo affrontate nella realtà quotidiana? Quindi una programmazione. Poi tra l'altro c'è questa curiosità, il telegiornale va in onda nel pomeriggio, alle 14:15. 14:15 dura due ore. Ecco, scusa, queste scelte perché il telefono funziona soprattutto perché è a conduzione familiare. Se è quella che vedete con la telecamera che gira è mia figlia, ed è la piccola, perché la sorella Letizia già è da 15 anni, da quando abbiamo iniziato, che è dentro la televisione, ovviamente è rimasta giù per oggi fare il telegiornale e io venire qui, nel senso del montaggio, dell'organizzazione. E poi c'è mia moglie che fa un po' la chioccia di tutti, e in famiglia tutti sanno prendere una telecamera, un microfono e partire da io stesso, anche mia moglie, e glielo diciamo, io non ho paura della mafia, ma di mia moglie sì. Chiarito questo aspetto, ci devo telefonare 100 volte al giorno, dove sei, cosa stai facendo, hai fatto pipì, tutto. Mi controlla, ecco, io ho paura di mia moglie. Fa un po' la chioccia veramente di tutti, ed è quella che, diciamo, organizza tutti, e fa un lavoro molto, molto più faticoso, perché vedete, a Teleato io ho aggiunto Tele Junior, che è una scuola di giornalismo, di ragazzi che vengono da tutta Italia a fare uno stage a Teleato gratis. Totalmente gratis, è vitto e alloggio e anche a nostro carico. E come fa le melanzane mia moglie? Non le fa nessuno. Mangiano, dormono, ma devono prendersi una telecamera, un microfono, pedate in culo e andarsi a cercare le notizie. E questo è quello che io sognavo, la mia soddisfazione. Sono sicuro che anche se domani non ci sono più, Teleato continuerà ad esistere, perché non puoi immaginare la solidarietà di questi ragazzi da tutta Italia, e siamo passati al vegetale celeste, grazie anche ai giovani del Friuli. Sapete perché? Perché le televisioni comunitarie, Teleato è comunitaria, non è commerciale, non possiamo fare molta pubblicità, abbiamo solo 3 minuti di pubblicità all'ora, e quindi facciamo 2 ore di telegiornale per passare 3 fasce di pubblicità, mentre le commerciali possono fare tutta la pubblicità che vogliono. C'è uno che dice che mi somiglia con i baffi, che vende pure le pentole, no? Quello che ha l'asma, e con l'asma che continua a vendere, mi somiglia, no? E non ve lo do per cento, e questo, quello lì. Noi con quei pochi soldi dobbiamo cercare di far vivere alla televisione, che vive solo perché ci sono collaboratori che vengono gratuitamente. Noi mangiamo panina, andiamo avanti, perché la nostra informazione l'abbiamo preso più che altro come una missione. Noi vogliamo cambiare la nostra terra, non siamo lì a fare televisione per guadagnarci. Io voglio consegnare ai miei figli e ai miei nipoti una terra libera dal cancro mafioso, e non avere paura che domani ci va uno cosa inutile, uno scassapagliare, le parolacce, diciamo tutto il vocabolario siciliano, perché qui in italiano non esiste. Questo è un altro handicap. Tutte parolacce nostre nel vocabolario italiano non ci sono. Le nostre sono belle, colorite, corpose e taglienti. Comunque posso dare una notizia, che il mio amico di Camilleri, giusto? Sì. Ecco, allora Camilleri, sapete, Montalbano, che insomma ha inventato questo straordinario linguaggio, dove dentro c'è molte le parole siciliane, voi siete amici. Sì. E lui cosa pensa di te? Ci autostimiamo, cioè nel senso che lui si autostima e io mi autostimo. Sto scherzando. Ogni tanto ci sentiamo, perché vedete, io continuo a ripetere che quanto sarebbe bello conoscere la mia terra per il sole, per il mare, per le bellezze architettoniche, per la dieta mediterranea, nulla togliendo al prosciutto di San Daniele,
che ce l'ho qui, eh? E molto spesso capita che ci sentiamo e invece dobbiamo parlare non di Verga, di Pirandello. Ma guardate che tanti poeti, scrittori che voi studiate, se permettete, sono nostri, compreso Bufalino. Lui è catanese, giustamente a Verga non glielo possiamo toccare. E allora succede molto spesso che invece io lo chiamo e gli dico: senti, Andrea, tutte quelle minchiate che tu scrivi, tutti quei paradossi che ti fai a raccontare a Montalbano, minchiate sono. Noi siamo capaci di andare oltre, perché la nostra è la terra del gatto parto, la terra del cambiare tutto per non cambiare un cazzo, è la terra di Sciascia, la terra dei professionisti dell'antimafia attuale dopo 100 anni. Sciascia ne parlava 30 anni fa. Hai assistito a una telefonata di un gatto partiano poco fa. Non mi fido della politica. Mi scuserà il sindaco se continua, non lo conosco, quindi lei è una fra quelle persone che non conosco, ma è il politico più pulito che conosco io, alla rogna, con le vino, perché potrebbe avere anche altre malattie. Parlano bene, ma razzolano male. E lasciamolo perdere, ormai credo che si siano persi. Sai perché non funziona più la politica? Non funzionano più i partiti, se sono persi quei valori. Etica, morale, dignità. C'è un'Italia allo sfascio. Un'Italia dove i nostri giovani si dedicano all'alcol, alle droghe. Ho dovuto imparare una nuova. E noi ce ne andavamo alle feste di ballo, ora loro la chiamano la movida. E mi chiede la movida. Insomma, devo studiare, io devo aggiornare. Uno degli ultimi commenti che tu fai sul sito è Partinico e un Far West, e chiama in causa il problema, penso, della cocaina. Vedi, Partinico è conosciuta e considerata in tutto il mondo come la Made in Italia, cioè l'erba di Partinico, la marijuana di Partinico è la migliore del mondo, tanto che si sono fumate pure l'erba del campo sportivo, non c'era più. E invece adesso è cambiato. I giovani si sono dati alle droghe pesanti, i giovani usano la cocaina, che tra le altre cose è una droga che ti fotte il cervello, ma che costa, cara, e che poi ovviamente ti sballa per pochi secondi e poi l'altra, e quindi costringe tantissimi ragazzi poi a delinquere, a rubare, a commettere rapine, addirittura in preda a queste anfetamine, a queste droghe, a questo misto con l'alcol, perché poi certi bar nella nostra zona non sono più bar, diventano proprio taverne, tavernieri, per dare birra, alcol, per guadagnare le 10, le 20 euro, ovviamente non guardano che stanno rovinando un ragazzo, lo stanno portando, che poi lo devono accompagnare col 118. E si è alzato talmente il tiro, pensate che il giorno prima dell'uccisione dei miei cani, proprio lo stesso giorno quando io poi li ho trovati, raccontavamo che la sera prima, mentre io mi trovavo a Forlì, due ragazzi sono entrati nell'appartamento di un'anziana di 80 anni, la stavano pestando, l'anziana già precedentemente era stata derubata, si era fornita di un Labrador, il cane si è accorto del pericolo della padrona, ha azzannato i due ladri e i due ladri armati di pistola gli hanno sparato 4 colpi uccidendo il cane. Un miracolo quel cane l'ha fatto anche da morto. Sono ovviamente scappati lasciando la signora, che non voleva dire dove teneva i suoi soldi, in vita, perché c'era anche paura che uccidessero l'anziana signora. E quindi ecco perché è un far west, ecco perché sta proprio degenerando anche la gioventù di oggi. Il traffico degli stupefacenti, ragazzi, in mano alle mafie, il traffico della prostituzione nelle loro mani, ma adesso hanno cambiato. Sciotti parla sempre di colletti bianchi, adesso la mafia cammina con le valigette, non è più
quella mafia rurale, se qualcuno è convinto di venire in Sicilia, venire a vedere a quello con la coppola, a cavallo che fa naco, con la lupara, guardatevi il film Il Padrino, perché lì da noi questa mafia ovviamente non c'è più. Noi abbiamo gli avvocati, gli architetti oggi mafiosi, i deputati, la mafia che continua a eleggere politici. Un altro tema, detto prima dai ragazzi che hanno fatto quel campus estivo, è quello dei beni confiscati alla mafia, no? Anche a Udine ogni tanto c'è qualche articolo d'effetto, però sono un appartamento, ancora non ci sono cose. E mi facevi prima una percentuale sui beni confiscati, di quanti sono lì proprio ovviamente in Sicilia. Come viene gestito questo patrimonio? È uno dei temi delle vostre campagne. Noi da due anni che ci occupiamo, che parlo davanti alle forze dell'ordine, parlo, quindi sono io un pentito e parlo senza nemmeno la legnata, va bene? Sono autopentito. Scherzi a parte, credo che sia uno dei temi molto più delicati, una delle inchieste molto più delicate di cui si sta occupando Teneriato, perché ancora oggi si evince che pezzi dello Stato possono essere corrotti e devianti. Prima della confisca, cari ragazzi, dove voi andate a Corleone, andate a raccogliere i beni, cioè andate a raccogliere i pomodori o nei beni confiscati a Brusca, a Rina o a tanti altri, il bene passa sotto sequestro. Noi abbiamo la fase del sequestro del bene per poi passare eventualmente o a confisca definitiva o, se quel bene è di provenienza lecita, ritorna al legittimo proprietario. Palermo gestisce il 60% dei beni sequestrati in tutta Italia, perché ovviamente la provincia di Palermo è quella provincia dove ad alta densità mafiosa, dove mafiosi come Provenzano, Rina, diciamo la cupola mafiosa, ha avuto i beni totalmente confiscati o prima sequestrati. 60 miliardi di euro è il patrimonio attualmente sotto sequestro da, chiamiamolo così, visto legalmente, presunti mafiosi. Le misure di prevenzione di Palermo, questo immenso patrimonio, immaginate, si tratta di migliaia di appartamenti, migliaia di appezzamenti di terreno, migliaia di aziende, che vanno dalle aziende di calcestruzzo anche a un'azienda che vende calze del Calzedonia, cioè parliamo di tutto l'arco di quelle che sono le imprese o aziende commerciali. Dovrebbe gestirlo in modo da mantenerlo con lo stesso tenore in cui gli viene consegnato. Si chiamano amministratori giudiziari, vengono nominati amministratori giudiziari che prendono questo bene, continuano a far lavorare i dipendenti. Quando, un'altra cosa dove si viola la legge, un tribunale non dovrebbe violare la legge, nell'arco di 6 mesi, massimo un anno, i periti, che vengono pagati il 5% sul valore dell'azienda. Noi abbiamo aziende sequestrate del valore di 800 milioni di euro, immaginate il perito con il 5% quanto già ne succhiamo. Gli amministratori giudiziari prendono come minimo 5.000 euro ad azienda, e se quell'impero sequestrato ha 50 aziende, sono 500.000 euro al mese, 6 milioni di euro l'anno. Permette lo Stato, permette la legge questo. Lo stesso amministratore si deve fornire di coadiuvatori per potersi fare aiutare, perché l'impero è enorme. Altri 2.500 euro al mese per ogni azienda, per ogni coadiuvatori, che generalmente sono 3. Cioè, noi parliamo di un impero che nell'arco di un anno se lo mangiano, se lo fottono gli amministratori giudiziari, i coadiuvatori e i periti. Ecco perché il 90% delle aziende sequestrate, prima di arrivare a confisca,
o ritornerà al proprietario. Per una storia che tu falliscono. Tu ci racconti qui, però non ha un eco nel televisivo nazionale. Non ha un eco nel televisione nazionale perché non se ne vuole occupare nessuno. In quanto appena si parla di magistratura, appena si parla, io ho detto facendo nomi e cognomi, sia degli amministratori giudiziari sia dei magistrati, mi permetto Corrotti, e attenzione, mi sono messo davanti al tribunale di misura di prevenzione dicendo: cara Rosy Bindi, presidente della Commissione Nazionale Antimafia, in campagna elettorale in Calabria per sua dichiarazione ha detto: io di mafia non ne capisco niente. Ma la presidente della Commissione Nazionale Antimafia, non deve funzionare così, ecco, non l'ha detto in campagna elettorale, cioè se andate su internet l'ha trovato, l'ha detto lei, non la facciamo presidente della Commissione Nazionale Antimafia. Cara Rosy Bindi, caro presidente del... qui dentro c'è un verminaio, chiedo al Consiglio Superiore della Magistratura di venire a fare sai, i video quando diventano virali, la televisione che si vede. A parte il fatto che io ho 314 querele, mi hanno querelato cani, gatti e porci, appena parlo di amministratori giudiziari facendo nome e cognome, Cappellano, Seminara, Salvatore Beratti, Ribolla, giudice Silvana Seguto, coadiuvatori, non mi querela nessuno. Ma come funziona? Cioè io vi sto dicendo che siete ladri, che non avete dignità, che portate le aziende allo sfascio e poi sai cosa deve fare quando vengono assegnati? I fondi europei, altri soldi, altri milioni di euro, il giro dell'antimafia è diventato enorme, la mafia dell'antimafia. Appena parli con un giornalista, con un collega, si toccano tutti il culo con la pezza, perché alla parola magistrato ci caghiamo tutti. Non è così, attenzione, non vorrei essere frainteso, noi non stiamo facendo tutto nel buon faccio, attenzione, parliamo di singoli persone. In procura a Palermo c'è il Nino Di Matteo che sta rischiando la pelle, che quella è un'altra storia. Alla procura di Palermo ci sono giudici che veramente sono in prima linea nella lotta alla mafia senza se e senza ma. Qua parliamo di misure di prevenzione dove ci sono invece miliardi che girano. Fondo FUG, 3,5 milioni di euro, che dovrebbe servire per la sicurezza, che dovrebbe servire per i carabinieri, per la polizia, per la finanza, non si tocca. Ma perché non si deve toccare? Ma come? Non è... ci blocchiamo lo stipendio per 20 anni e non si possono utilizzare 3,5 milioni di euro per andare a incentivare quella che è la sicurezza sul territorio, che oggi sentiamo tra le altre cose. I poliziotti, se ho letto una protesta di poliziotti riguardanti questi beni, no? I poliziotti di Palermo hanno sversato sotto l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati perché potrebbero avere anche loro degli appartamenti sversati ai mafiosi, e sarebbe veramente un segnale devastante dal mafioso al poliziotto, una casa. E invece a quanto pare il sindaco di Palermo non ha voluto, diciamo, accettare questa provocazione, perché chissà cosa ne deve fare di questi appartamenti. 513. 530 sono solo una parte, attenzione, è una parte che l'agenzia già gli ha dato. No, noi a Palermo parliamo anche di 5.000. È un potere enorme che gestisce la magistratura di aziende che può far fallire o che potrebbe far produrre o che potrebbero fare PIL. Che a differenza del PIL quello che pensi tu, quello è un altro PIL. Non è possibile che si possa andare avanti senza che nessuno incominci ad aprire gli occhi anche in certi meandri dove, ecco, guarda, tutto questo succede proprio perché sanno che non c'è clamore mediatico. Io vi faccio una domanda a voi, secondo voi qual è il primo potere in Italia? Qual è il primo potere in Italia? L'informazione. Il primo potere in Italia. Noi abbiamo avuto 20 anni un premier perché aveva la televisione. E l'informazione.
l'informazione vent'anni sbagliata che danno ha causato? È enorme. Siamo diventati tutti imbecilli. E allora ritorniamo nelle piazze, spegniamo la televisione e accendiamo il cervello, forse dovremmo incominciare proprio da lì. Sì, no, volevo fumare e quindi vedete io mi voglio abbiamo anche un filmato nel sì. Però prima di parlando sì. Di informazioni bisogna spiegare questo fatto qua, no? Che tu mi sto uccidendo per bene. Che tu comunque non ti sei iscritto in Italia per fare giornalisti, bisogna essere iscritti all'ordine nazionale giornalisti, no? Tu non ti sei iscritto, però c'è tutta una vicenda, una retroscena che puoi anche raccontarci, come è andata a finire? Allora, per avere una testata giornalistica deve avere un direttore di testata e noi l'avevamo, cioè, e l'abbiamo perché anche nonostante io oggi ho il tesserino e sono collega, no? Uno essere collega di Emilio Fede, eh? Scusate, eh? Oppure collega di Bruno Vespa, eh? Io non avevo il tesserino e guidavo il telegiornale. Non volevo dire una parolaccia. Sono stato denunciato per esercizio abusivo della professione. Sono stato processato e assolto. A Palermo in PM, vedi che vivo. Cioè, non avevano più nulla da fare. La mafia era sconfitta, tutti i delinquenti erano in galera. Rinviamo a giudizio i romaniaci. Reato fa lotta alla mafia senza mano. Non rinviamo il giudizio per esercizio abusivo della professione. Cioè la procura di Palermo, parolacce, se ne è presa da un tetale che non era normale. Sono stato processato e assolto, qualcuno ancora se lo dovrebbe ricordare, per l'articolo 21 della Costituzione. Ma abbiamo ancora una Costituzione in Italia? Perché qualcuno ci vuole mettere pure le mani per modificarla a uso e consumo personale. L'articolo 21 della Costituzione, ragazzi, dice che ognuno di voi è libero di esprimere il proprio pensiero, le proprie opinioni con qualsiasi mezzo, dovunque cazzo si trovi. Non c'è bisogno di nessun tesserino. Poi ovviamente l'ordine dei giornalisti per calmare le acque mi ha detto vuoi la 1, la 2, la 3, basta che la smetto. E allora mi hanno dato 10 tesserine e basta che silenzio, perché il caso Maniaci rischiava di far crollare l'ordine dei giornalisti. Ora, è possibile che 3 giorni fa il proprio Jacopino, che è stato accanto a me, presidente Jacopino dell'Ordine dei giornalisti, si prende la briga di denunciare Barbara D'Urso. Ma chi ce l'ha portato? Quella ormai, ecco, la televisione è gossip. Oggi scoops, oggi abbiamo lo scoops, vi facciamo vedere che ormai i processi non si fanno nei tribunali, ma li facciamo in televisione. La signora aveva l'amante, me lo dica, aveva l'amante. Ma cazzo, se quella non è vera, ma aveva, perché su Facebook la figlia va a scuola ed è diventata la figlia della puttana. Jacopino per questo si è incazzato, perché gli ha scritto la 14enne figlia della puttana, che doveva per forza essere puttana perché lo diceva Barbara D'Urso. Sapete cosa ha titolato Libero? Barbara D'Urso, rinviata, denunciata dall'ordine dei giornalisti come Pino Maniaci. Figlia, ragazzi, io devo mettere in piedi. Sapete come abbiamo titolato noi? Barbara D'Urso come Pino Maniaci, ma senza le tette. Scusate, sta stessa misura dove cavolo marcio voi. Allora, scherzi a parte, ovviamente l'informazione in Italia ha dei grossi, ma grossi problemi. Noi ti faccio vedere un po' come cosa ti facciamo fare i ragazzi che vengono a fare stage. E ragazzi, un pezzettino. Chiedo a Barbara ufficialmente guardo la telecamera, a te dico, cameraman. Chiedo ufficialmente a Barbara D'Urso di trasmettere questo servizio realizzato da Teleato qualche anno fa, visto che lei si interessa tanto di matrimoni, che è il matrimonio della figlia di Totò Riina a Corleone. Perché non ci hai mandato le telecamere? Eh?
perché non c'erano quelle di Emilio e Fede? Ogni tanto ai vostri padroni si ci deve andare. Siamo andati a riprendere il matrimonio della figlia del capo dei capi. Sapete perché? Non per andare a rompere i coglioni perché si sposava Lucia Rina, figlia di Totò, ma perché volevamo andare a vedere come si sposano due nulla tenenti. Perché questa è la notizia. Lucia Rina, figlia di Totò Rina, risulta nulla tenente. E il marito, un certo Vincenzo Bellomo, nominato nei pizzini trovati da Pino Provenzano Montagna dei Cavalli, anche lui era semplicemente uno di queste agenzie automobilistiche che rilasciano patente per la fasulla, no? Mio figlio quella mattina mi dice: sai papà, voglio andare a Cornola a riprendere un matrimonio dalla figlia del suo Torrino. Due giorni prima mi avevano bruciato un'altra macchina, che là è un'escalation, no? Abbiamo fatto la convenzione con l'autosalone e ci stiamo organizzando per una bicicletta ignifuga. E allora? Che ci devo andare a fare? No papà, vado a Cornola, vado a filmare. E perché? Sai, siccome io convivo e noi soldi non abbiamo, vado a vedere come si sposano due con la tenente, così lo faccio pure io. Ma vatti a sapere che è pericoloso, stronzo. No, io ci voglio andare. Insomma, telefono al capitano di carabinieri di Corleone, io da 7 anni che cammino, le ringrazio, con l'occasione per ringraziare, con una VOC dell'arma dei carabinieri. VOC significa vigilanza ad orari continuati, perché per 3 volte ho rifiutato la scorta. Cioè io cammino con la mia macchina e loro mi vengono dietro, la mattina mi vengono a prendere, fanno la bonifica della macchina, litighiamo, perché io gli dovrei dare le chiavi, loro metterle in moto, e poi se la macchina, diciamo, accende e parte, io scendo e me la prendo. Se eventualmente fa il botto, do la notizia. Siccome io sono stronzo, la macchina me la metto in moto io, scendo, gli dico, anzi, tira la gazzella, giornalisti che si confondono, una volante dei carabinieri, oppure una gazzella della polizia. Ecco, li dobbiamo fare studiare, si stronzi. Tira indietro la gazzella, 20 metri, io chiudo gli occhi, metto in moto, una volta che parte ci andiamo a prendere il caffè. E dove ero arrivato che mi sono perso? Telefono al capitano, gli dico: guarda, sta venendo mio figlio, dagli un'occhiata perché ha intenzione di riprendere il matrimonio della figlia di Totò Rina, non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Poi mio figlio mi porta le immagini, ai 4 canti delle strade c'erano 4 mafiosi che stavano attenti, che ovviamente tutto si svolgeva secondo i canoni. E pensate che Giuseppe Salvatore Rina, che è un nostro telespettatore, ma che oggi è uomo del nord e cittadino padovano, lo sapevate? Il figlio del capo dei capi vive a Padova, si è iscritto all'università, ha fatto un corso di questi di recupero per carcerati, per ex carcerati, risulta nulla tenente, cammina in Maserati con un autista, partecipa alla movida padovana. La cosa che mi fa rabbia è che la sera dietro la sua porta c'è la fila delle galline padovane che si vogliono fare il figlio del capo dei capi. E questo mi fa rabbia. A me non me la dà nessuno. Non mi pare giusto. E allora arriva, incominciano le riprese. Giuseppe Salvatore Rina scherza con la sorella, a un certo punto si accorge di mio figlio, lo guarda, lo punta, lo vedete tra qualche istante nelle immagini, e il suo sguardo diventa duro, truce. Lo diciamo nel servizio che quel giorno c'era con me Stefania Petix, di Striscia la Notizia, che faceva il telegiornale con me in segno di solidarietà. Arriva all'altezza della telecamera e lo sfida. Chiama la sorella e gli dice: saluta il giornalista. E la sorella: ciao, ciao. Prima di entrare rincara la dose. Adesso lo faccio vedere.
Ma il diritto d'autore ce l'hai pagato. Ah, i mafiosi si tondono, secondo me, il buca buca l'hanno, diciamo, perché hanno questa camminata un po' sana, tutto così. Arrivando a un certo punto fanno pure. Ma il diritto d'autore ce l'hai pagato. Ah, e quando su questi movimenti così appiggiato. E mio figlio giustamente gli risponde, no, per questa cosa se ne occupa papà. Portatela pure. Abbiamo fatto un servizio e gli abbiamo fatto un culo così, compresa la Santa Romana Chiesa, perché il sacerdote addirittura ha elogiato il percorso di fede fatto da due rabbolli che non hanno mai preso le distanze né dal padre né dalla mafia. In Sicilia la Chiesa è stata silente e connivente con i mafiosi. Ecco perché ancora oggi parliamo di mafia. Con la fede dei siciliani, se la Chiesa avesse fatto tanto del suo dovere, oggi noi parleremmo del sesso degli angeli, se sono maschio o femmine, e non certo ancora di male. E allora prendiamo questo filmato, realizziamo il servizio, lo mettiamo in onda, e nel pomeriggio mi arriva una telefonata, rispondo, e l'altro cognato, cioè sarebbe il marito della sorella, quella grande che faceva le truffe poi dei matrimoni con la Spagna. A me dice, bene, perché hanno anche questa voce così, io rispondo con la loro voce. Bene, ma che cazzo dici? Sguardo duro, sguardo truce, ma se veniva tu, ti offrivamo le bomboniere. Metti. Uno spegne il telefono, dice, non vorrei che mi esploda nella mano. Noi andiamo avanti, Presidente. Noi li sfottiamo, li denigriamo, li veramente li distruggiamo in quello che per loro è. Ecco, sai, se un mafioso gli toccano i figli, non gliene fotte niente perché dice che hanno tutto l'occorrente per farne altro. Ma appena tu ci infili le mani nelle tasche, ti togli i beni, la famosa legge violatoria, si incazzano, ma non è nemmeno giusto che una mafia parallela, invece di consegnarli alla collettività, se li fotta, perché se non siete uguali, non cambia nulla. E allora iniziamo con il filmato di questi ragazzi, chi è che vuole venire, poi vi do il videocamera o l'indirizzo email, mi venite a trovare. E Presidente, quello è lo scarico della signora Bertolino, quello che lei vede adesso, tra poco, prima del servizio del matrimonio. Dobbiamo parlare anche della signora Donna Nina, mi pare. Don Antonina. Don Antonina. È l'amore mio, ve lo confesso, io tradisco mia moglie con la signora Bertolino. Mi ha omaggiato di 200 guerrieri. È la più grande distilleria d'Europa all'interno del centro abitato, inquinante. Ogni volta che io dicevo la parola la distilleria Bertolino inquina, lei mi omaggiava di una querela. Alla 200ª querela mi sono andato a spogliare nudo davanti alla distilleria per festeggiare. Ho sbagliato due cose. Uno, la data, 31 dicembre. Minchia, detto. Due, mi sono lasciato le mutande perché non ho trovato una foglia di fico abbastanza larga per coprire, diciamo, le mie vergogne. Per dire una cazzata del genere davanti a tanti ragazzi, se era mia moglie, mi ha detto che ci basta una foglia d'olivo. Mi ha fatto fare proprio una figura di merda. Allora ci guardiamo questo filmato che vado a fumare. Sì, se dopo c'è una curiosità, sì. Ma per far fronte a 300 e... 14 querelle, no? Lei è una squadra di avvocati, un plotone di alzati, insomma, come affronti questa vicenda? Noi facciamo fare a uno studio di avvocati che ci difende gratuitamente, loro ci difendono e noi gli facciamo pubblicità gratis, nel senso che a ogni assoluzione loro prendono 10 clienti. Minchia, se ha fatto assolvere per domani ci scegliamo questo, tutti i mafiosi ce l'ha questa prova. Allora vediamo il filmato. Audio.
perché è verde? ULC vorrebbe. Grazie per la fortuna che ci ha dato dal suo racconto. Sono Lorenzo Londero di Gemona, a 20 km qui di San Daniele. E volevo chiederle questo, se ha in programma o se ha provato a prendere contatto per l'inserimento del fenomeno teleiato o almeno di alcune trasmissioni, per esempio il matrimonio che ci ha fatto vedere prima, cioè della figlia del mafioso, con le redazioni dei giornalisti che almeno ritengono, non solo io ovviamente, più seri della televisione pubblica, in modo da far conoscere quello che sta facendo Teleiato. Mi riferisco alla trasmissione di Milena Gabanelli, di Riccardo Iacona, di Santoro. Ha provato a instaurare un rapporto per trasmettere, per esempio, la cerimonia del matrimonio, oppure a studiare, a diffondere e a far conoscere il fenomeno teleiato. Ha provato, ha intenzione di instaurare un rapporto in modo da far conoscere a tanti cittadini italiani attraverso la televisione pubblica quello che sta facendo in Sicilia? Grazie. Guarda, non è una domanda difficile, non è una domanda facile. Io escludo a priori Mediaset, perché le posso... Le stavo chiarendo. Escludo a priori Mediaset, perché Mediaset con noi non deve avere nessun rapporto. Ma le potrei anche spiegare perché, perché giornalisticamente si può anche collaborare. Ma Mediaset con noi non deve avere nessun rapporto. Lei immagini che ieri la notizia dell'impiccagione dei cani è stata data da tutti i telegiornali tranne dalle reti Mediaset. Silenzio assoluto. È andata da Rai 1 a Rai 3 a Rai New ad Agorà. Questa mattina ero ospite ad Agorà, Mediaset non ne ha parlato. Ma lei immagini se io ho contattato io il numero di telefono della Gabanelli e di Iacona per poter non solo parlare di questi servizi, ma parlare anche delle inchieste che sta portando avanti Teleiato, come quella sui beni sequestrati che le diceva, mi è stato detto no. Perché appena noi parliamo di pezzi dello Stato, diventa pesante. Iacona mi ha detto no. Sai chi se n'è accorto attraverso il nostro sito e vuole venire? E gli ho detto no. Le Iene. Ora è possibile che un telegiornale di Mediaset sia diventato ufficio la notizia di ieri? Questo è il problema. Molto spesso noi abbiamo un'informazione che è agli occhi della gente libera, ma non è così. Anche loro hanno dei problemi. Come ha dei problemi, per esempio, Santoro e l'audience di Santoro. Siccome Berlusconi e Dell'Urci sono caduti in disgrazia, Santoro è disoccupato, insieme con Travaglio. Era una battutaccia, ma che poi non è stata una battuta. Certo che ho tentato. Purtroppo, lui all'inizio ha detto una cosa, non mi ricordo se è stato lui o il Presidente, mi scuseranno, diciamo la mia, ma vieni lasciato solo. E molto spesso, prima vivi l'isolamento, la denigrazione, i miei migliori denigratori sono i colleghi giornalisti. Pippo Fava è stato ammazzato dalla mafia, è stato detto che è stato per questione di pelo, con lo stesso è stato per Beppe Alfano, come Peppino in passato era un terrorista e si è fatto saltare in aria lui stesso, si è messo la bomba addosso, si è messo su un treno e si è fatto esplodere. Capisce come funziona? Così. Io in Sicilia sono una voce nel deserto che rompe i coglioni, tanto che Biff mi ha definito lo scassamite.
Domande. Ad affollare il selciato della chiesa ci sono turisti e curiosi, gli stessi turisti e curiosi che di solito sbirciano i matrimoni delle star di Hollywood e dei reali. Ma non siamo al cinema, e non è, anche se lo sembra, una scena tratta dal film Il Padrino. Questa è la realtà, anche se una strana realtà. Infatti siamo a Corleone e a sposarsi non sono due normali cittadini. La sposa infatti è la 28enne Lucia Riina, la più piccola dei quattro figli del capo dei capi, Totò Riina. Lui, lo sposo emozionato, è Vincenzo Bellomo, un 34enne di professione rappresentante, che stando agli inquirenti, Bernardo Provenzano raccomandava Elo Piccolo in uno dei famosi pizzini trovati nel covo. Ad accompagnare la sposa, il fratello Salvo Junior, l'unico degli uomini di casa fuori dal carcere, e non perché innocente, ma per l'incredibile errore di un magistrato. Presente alla cerimonia anche la sorella maggiore Maria Concetta, con marito e figlia piccola, e la madre della sposa, la riservatissima Ninetta Bagarella, moglie fedele e compagna alla lunga latitanza di Totò Riina. Ai giornalisti presenti Ninetta chiede di andare via o di rivolgersi al legale di famiglia, l'avvocato Giovanni Anania, presente alla cerimonia. Ninetta forse non vuole intrusi a filmare lo sfarzo della cerimonia, uno sfarzo che difficilmente si concilia con il fatto che i Riina risultano nulla tenenti. Ma queste sono spiegazioni che Ninetta non ha mai voluto dare, meno che mai il giorno delle nozze della figlia Lucia, una sposa raggiante in un candido abito di seta e ricami, con tanto di velo bianco e collana di perle. L'aria è quella di un giorno di festa, tutto sembra tranquillo fino a quando il fratello della sposa si accorge di noi. Il sorriso scompare, lo sguardo gelido e infastidito è diretto alla nostra telecamera. Adesso sì che sembra un film, uno di quei film western in cui i duellanti prendono la mira e misurano le forze. La nostra unica arma però è una telecamera e il diritto di dare informazioni al pubblico. La loro è l'uso della forza e anche attraverso le parole, quando mai chiare e sempre ambigue, mandano messaggi pieni di significato. Allora, ma io non sono giornalaia. Non contento prima di entrare in chiesa, rincara la dose guardandoci e dicendo queste parole. Ma lo show deve andare avanti e davanti ai 150 amici e parenti la cerimonia comincia. Nella chiesa rimbombano le parole del sacerdote Giuseppe Gentile che dall'altare loda il cammino di fede fatto dai ragazzi che nella fede sono stati educati e non hanno nulla di cui riscattarsi. Chissà se le parole del sacerdote sono condivise da chi sta ben più in alto di lui. Di sicuro non è d'accordo Sonia Alfano, figlia del giornalista Beppe Alfano ucciso anni fa dalla mafia, che alla stampa dichiara queste parole. Ci auguriamo che Lucia Riina e il marito segnalato nei pizzini ritrovati nel covo di Provenzano siano consapevoli che la loro famiglia si fonda sul dolore inferto a centinaia di altre famiglie delle vittime di mafia, spiega l'Alfano. I due sposi non solo non si sono mai dissociati dalla barbarie mafiosa, ma ringraziano anche, in spregio al dolore delle vittime della ferocia di Riina. Alla stampa Sonia Alfano affida anche il suo appello all'arcivescovo di Palermo affinché riprenda Padre Gentile, pretendendo anche le scuse per la Sicilia onesta. Infatti le due parole dell'Alfano trovano conferma durante la cerimonia, quando un tremante ed emozionato Vincenzo Bellomo, prima della benedizione finale, si esibisce in un fuoriprogramma,
tirando fuori dal taschino un bigliettino e leggendo alla platea le seguenti parole. Il nostro pensiero va per chi non c'è qui oggi, Salvatore, Gianni, Leo Luca, ci mancate da morire. Finché siete stati qui con noi ci avete dato pace e serenità. Le parole sono indirizzate ovviamente a Totò e Gianni Rina e allo zio Leo Luca Bagarella, tutti all'ergastolo per mafia. Chissà se la pace e la serenità che hanno dato loro potrà bastare a padre Giovanni e a noi per dimenticare quella tolta a centinaia di vittime di mafia. Servizio del genere da Barbara D'Urso, mica sarebbe stato d'affetto, no? Ah, e non l'ha voluto. Ce lo siamo tenuti, no? Sì, no, questa è la realtà quotidiana del vostro lavoro, no? Questo è un fatto eccezionale, però insomma, questi sono i servizi che vi contraddistinguono, penso, no? In Sicilia è tutto eccezionale. Anche il fatto che viene, che non viene fuori il sacrificio delle forze dell'ordine, dove ogni giorno, diciamo, noi abbiamo le cupole sgominate, non la cupola, le cupole, perché i carabinieri quando li arrestano da noi sono arrestati 100 persone, è stata sgominata la nuova, il nuovo mandamento, che si, decine di persone che vanno a finire in galera, e che poi trovano anche i giudici che li mandano a casa della serie col boffettino in faccia, non li fare più. Non lo fare più. Noi abbiamo un ordinamento giudiziario, un codice penale che garantisce più i delinquenti che le persone per bene. Mi corregga se sbaglio, invece. Voi li ammazzate a portare in galera le persone. E mentre io nel telegiornale do la notizia, arrestato spacciatore, quello è a casa che si sta vedendo il mio TC. Mi svolta pure, mi chiama e mi dice, io qua sono. Sta minchia. Ci vogliono le prove, ragazza di reato, e adesso addirittura si stanno depenalizzando tantissimi reati che fino a 5 anni uno può, cioè una condanna fino a 5 anni, poi delinquere non va in galera. Cioè ci stiamo dicendo noi ai malfattori, fai quello che cazzo vuoi, tanto galera non te ne fai. D'altronde mi sembra pure giusto. Se un politico che ruba, se un politico che ormai per fare il politico in Italia deve fare, essere ladro, scusate, non so qual è di tutte e tre, perché non c'è uno sotto controllo della finanza, uno dei carabinieri, uno insomma, per non lasciare nessuno scoperto. Per fare il politico uno deve essere ladro, deve sapere rubare, deve avere degli amici mafiosi, deve avere un contenitore clientelare, e se uno ce lo vuole mettere pure fa pure buca buca ed è a posto. Questo è il quadro dei politici che abbiamo qui. Si cerca di votare, si cerca di varare una legge sulla corruzione, si alzano gli scudi. Si deve votare sull'arresto di Cossentino, si alzano gli scudi. Si deve votare, noi abbiamo avuto il senatore Dell'Urge seduto al Senato con una condanna in appello, abbiamo dovuto aspettare la Cassazione per vederlo in galera. Mi hanno chiuso la macchina ed è venuto a farmi visita non richiesta. L'allora presidente del Senato Schifani. E ovviamente una volta che è venuto in televisione l'abbiamo voluto intervistare. E intervistandolo gli abbiamo chiesto se era giusto che il Parlamento, il Senato, si dotasse di una legge per non permettere che si addirittura candidassero quelle che sono le persone chiacchierate, le persone già conosciute, le persone indagate, le persone già rinviate a giudizio o le persone già condannate, e quindi andasse a sedere in parte. Ma voi ve lo immaginate che un condannato già in secondo grado legifera
e ci fa le leggi. A noi ci fa le leggi un condannato. Vogliamo parlare del patto del Nazareno? Ne eh? Parliamo? Prima del Nazareno, per una cosa. No, perché io sto aspettando il miracolo. Essendo fatto del Nazareno, uno aspetta il miracolo. Sì, mi ha telefonato Renzi. Ma hai sentito anche le parolacce alla fine? No? L'hai sentito? No, ho sentito all'inizio. No? E la fine ci sei pure arrivato. L'ultima parola è stata porca Eva. È bellissimo, mi ha chiamato prima la prefettura. Ma è suo questo numero? Sì, è mio. Guarda che lo dobbiamo passare a Palazzo Chigi, eh? Sì, sì, perché c'è la segreteria del presidente, la segreteria. Ah, vabbè, c'è ora di musichetta. Mettiamocelo in italiano, non la minchiata. Dopo c'è ora di musichetta, sono la segretaria del premier. Ma questo è il suo numero di telefono, se mi sento una metà mezz'ora che sono al telefono. Minchia, ma siete un po' intertetto, sì, questo è il mio numero. Ma il 339, sì, questo è. Vabbè. Un attimo che, un momento che forse adesso la richiamiamo che le deve parlare il premier Renzi. Ponzi? Sì, no, no, guardi, a stendilina perché già è qui. Ah, me lo passi. Questo, Pino. E abbiamo fatto il bellettare insieme. Pino. Ah? Siamo tutti con te. E se vieni a Roma, vieni a trovarmi che ti voglio vedere. Io e allora a parte che poi la telefonata non è andata così e ovviamente sempre mi hanno detto che è sempre un organo, ci sono tanti tipi di organo, no? Questo è un organo istituzionale, quindi essendo un organo istituzionale uno come si dice, io come premier, come Ponzi ovviamente è un'altra cosa. E allora io ho fatto una domanda a Schifani. Non si può fare questa legge che prevede tutto questo? Dovrebbero essere i partiti a darsi un codice etico, cioè come quello del Partito Democratico, no? Si possono presentare fino a 2 legislature, massimo 3, e poi non potete candidare più. Ma Violante ci ha fatto la muffa, la legge, ancora là. D'Alema! Vogliamo fare l'elenco dei dinosauri? E ancora sono là, ma quelli non si possono toccare. No, che cazzo di codice è questo? E allora facciamola come legge. Mi ha detto non è previsto dalla Costituzione. Ma come non è previsto dalla Costituzione? Presidente, non mi cade questo microfono, era il microfono dell'intervista, perché alla sua risposta questo microfono vale più di lei. Non è venuto più a farmi la solidarietà, ma mi ha detto che possono pure ammazzare, non vengo più. E allora dobbiamo svegliarci, veramente dobbiamo darci una mossa. Qualsiasi sia l'appartenenza politica, attenzione, io ce l'ho un po' con tutte e facciamolo spelling, dico bene, si dice spelling, ecco, mi passo questo inglese che tanto mi sa restare qualche cosa. Di tutte, un po' di tutti i partiti, per esempio Italia dei portavalori immobiliari, visto la carta vendita di case che fa di pietra, no? E il popolo delle lucciole, il partito del demente con rispetto per il partito, no? Unione dei carcerati, unione dei coglioni per l'UDC, insomma, rispettiamo, non parliamo di vita perché usiamo solo il PTT per la disinterpretazione, no? Ce l'ho un po' con tutti perché sempre parlano bene ma razzolano male e che poi vogliono fare le cose solo in campagna elettorale, perché quando si siedono, da quanto tempo sentite di legge elettorale e in campagna elettorale che dobbiamo decidere noi? Il cittadino deve scegliere di andarsi, stanno facendo, come si chiama, Italia, c'era Porcellum, bello, noi abbiamo avuto la legge elettorale Porcellum. E infatti abbiamo visto il risultato. Poi abbiamo avuto il Mattarellum. Mi chiama tutto latino, lo sanno questo, non sanno altro.
Adesso abbiamo l'Italia cubo. Cubo, tutto col cubo finisce. Tutta che è una presa per il cubo. Perché decideranno di nuovo loro chi candidare e chi portare di nuovo in Parlamento. Noi continueremo a fare i coglioni. Perché non ci ribelliamo? Perché non scendiamo nelle piazze? Perché non c'è più il dissenso? Ma veramente siamo diventati così? Articolo 18. Io mi ricordo la Fornero. Si è messo con l'occhio che ci veniva da piangere mentre ci facevo un culo così senza vasellina. E piangeva. Dove sono i lavoratori? Si stanno togliendo i diritti. Paghiamo solo tasse. Solo tasse. Continuiamo così? Sicuramente andremo con le mutande o in mutande o tutto quello che guadagneremo te lo facciamo guadagnare a loro, perché parlano sempre di tagliare. Ci taglieremo lo stipendio, ci taglieremo, non ho visto mai tagliare nulla, o fanno finta che si devono 100 euro di qua e se ne prendono 1000 di là, ci prendono per il culo con gli 80 euro. Raga, se il paniere è questo, se prendiamo 80 euro di qua, da un altro lato li dobbiamo fare. Poi non ci accorgiamo che ci aumenta la benzina, che ci aumenta l'accisa, cavolo, devono pagare con le 80 euro. Ma siamo veramente ridotti così imbecilli? Sì, e tutto questo è stato la televisione. La televisione. E internet sta diventando anche peggio. Quindi, ma non c'è oltre le tue domande, scusa, qualcuno che ha fatto. Adesso volevo no, se voi volete intervenire per San Pesche. Ah, alla fine. Bene, insomma, dai, cioè, prima stiamo di andare, avviando. Presidente, prima di andare a fanculo qualcuno vuole fare una domanda. No, volevo solo dire no, che è affascinante quello che sta dicendo Pino, poi consideriamo insomma la fine di una lunga e faticosa giornata, perché oggi il telegiornale tu hai fatto, giusto? Noi iniziato. Iniziato perché dopo hai preso l'aereo. Sì, perché poi. Adesso avete capito perché dura ogni giorno 2 ore, perché questi sono le intenzioni. Ragazzi, noi abbiamo perso pure la. Tu lo sai che abbiamo perso l'Alitalia. Una volta l'Alitalia era la bandiera nazionale. No, come compagnia, no? Come compagnia, no, abbiamo perso l'Alitalia. Infatti per arrivare a Venezia io ho volato con la Volotea. Infatti, in spagnolo. La Ryanair cos'è? Inglese, anzi scozzese, ma irlandese con la gonnellina. Ma che punti abbiamo più di qua? Credo che ci venderanno la USA Jet, gli Swiss, cioè sarebbero quelle aeree che appena arrivano quelle buttano, no? USA Jet. Ecco, forse ci resteranno quelle. Abbiamo, si parla di vendere i beni architettonici. Lo immaginate, ci vendiamo il Colosseo per dare dei soldi alla Merkel. Attenzione, io non sono il Salvini di turno, l'Europa, europei, non li voglio entrare, voglio uscire. Io vorrei capire com'è che siamo ridotti così. Solo questo. Cioè, l'Italia, che da qualche anno fa forse si prendevano per il culo, era la quarta potenza mondiale, ve lo ricordate? La quarta potenza mondiale. Adesso si sta andando a finire forse un po' peggio della Grecia, come la Spagna, non lo so, non riesco a capire più. Forse il nord ancora non lo sentite. Perché? Il nord non lo sentiamo. No. Questa dura che qui. Viene da me. No, immagino però. Vieni da me. In Sicilia siamo devastati, si perdono centinaia, migliaia di posti di lavoro al giorno, chiudono i negozi. La gente non è più. E abbiamo un governo rivoluzionario, il governo a precetto. Ah, la rivoluzione. Procetta del governatore. E non aggiungo altro. Eh? No, non aggiungo altro perché lo vorremmo mandare da Giletti, però lasciarglielo lì. Che ci faccia la cortesia che se lo tenga. Ce lo rimando ogni volta indietro e ci dobbiamo sorbire di nuovo. Crocetta. Allora Pino, noi è diventata una nostra crocetta, allora, una croce. Detto che a questo punto si può anche intervenire, ma siamo molto per
qualsiasi tipo di formalità, per cui se volete intervenire, fare una domanda, una considerazione, Pino, però avremo ancora, no? Ancora due filmati, ecco, dedicati a dei personaggi che c'entrano assolutamente con quanto abbiamo detto fino adesso e sui quali poi magari Pino ci farà un suo commento. Facciamo vedere i filmati e poi vi spieghiamo di cosa si tratta. Scusa, mezza canna le posso fare, però, ovviamente. Hanno un commento sonoro? Sì, sì. C'è l'abbassamento della luce che è bellissimo. Non vorrei rompermi l'osso del corpo. Le tagli del mapicipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Sì, sì, lo Z11. Il grande capo, Tano seduto, si aggira come lo spargiero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita. Si aspetta il verdetto. Ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, tutte qua, c'è Manu Cusuta Manu, poi c'è Guaiara Calante, eccolo là, con il suo bel pennacchio, poi c'è anche l'esploratore Impari, deve essere un pari di New Terra, e infine a presiedere questa seduta, veramente in tutta la sua maestosità, ci sono tutti, c'è il grande capo, i due grandi capi, Tano seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli. I membri della commissione discutono qualche piccola divergenza, ma sono fondamentalmente d'accordo. Sì, si stanno mettendo d'accordo nell'approvare il progetto Z11. Ancora qualche minuto, è il momento culminante. Pochi minuti e verrà effettuato. Che cosa verrà effettuato? Fratelli, il momento è grave e solenne. La nostra riserva indiana ci è stata finalmente aggiudicata. Ecco, questo è un frammento sonoro, quella volta siamo negli anni 70, c'erano le radio libere, quindi era la radio di Cinisi, questo è Peppino Impastato, penso che conosciate la storia che viene raccontata da Giordana nel film 100 passi. È un frammento sonoro e lui appunto con questa maniera un po' immaginifica, con suoni sonori eccetera, faceva le sue denunce. Lui venne trovato morto il giorno in cui fu rinvenuto il corpo di Aldo Moro, fu quindi una vicenda che di fronte al clamore suscitato dal rapimento, dalla decisione di Moro, insomma passò quasi in secondo piano, simulare una sorta di suicidio, venne trovato sui binari della ferrovia, invece dopo si scoprì che era insomma stato un assassino della mafia e si furono prese le condanne. Adesso torno a Peppino perché uno dei collaboratori di Peppino, no, Impastato, mi pare, sta telefonando, sta collaborando con loro a glielo chiediamo subito. No, dicevo che questa era la storia di Peppino Impastato, Cinisi a due passi di da Patinico. Sì. È uno dei suoi collaboratori, mi pare, certo. Salvo Vitale. Ecco. Cioè la storia di Peppino Impastato, come viene ricordata, un significato? Peppino Impastato era un militante di partito, ma non è questo il problema, è stato uno, vedete, oggi io mi sento un po' più tranquillo, non tanto oggi, perché la mafia non spara più, almeno non dovrebbe sparare, nel senso che dopo le stragi, dopo il 92, la mafia ha perso consenso enorme in terra di Sicilia, dopo
aver ucciso Falcone Borsellino così, in maniera così eclatante, quel muro di omertà si è spaccato, la gente ha capito che questi proprio sono degli schifosi, che la spazzatura della feccia che vai a immaginare. E da lì sono incominciate, è cominciato a perdere terreno, a nascere le associazioni. Tu immaginate invece nel 78 addirittura, la mafia sparava a ogni angolo delle strade e se ne sbatteva, le stragi erano quotidiane, quasi giornaliere, o i mafiosi si ammazzavano uno con l'altro. E in quel periodo sfottere un mafioso, cioè chiamare lontano patalamente toro seduto, o oh, vattene a cacare, se mangiava la ricotta, ma come piscia lontano, era veramente devastante, l'ha fatto talmente incazzare che ovviamente l'hanno fatto saltare in aria. Salvo Vitale era il compagno numero uno di Peppino, quello che ci stava più a fianco, più addosso. Oggi è un collaboratore di Italiato, però ci siamo messi d'accordo. Un Peppino già, io mi chiamo pure Peppino perché in disgrazia in Sicilia è questo, Pippo Fava, Beppe Alfano, Peppino il passato, mi chiama tutte Peppino e si chiamiamo. Meno male che ora è cambiata la moda, si chiamano tutti Francesco. Dopo l'avvento di Papa Francesco, in Italia sono 9.000 nascite, 6.000 si chiamano Francesco o Francesco. Ecco, e così cambiamo questo fatto di Peppino perché è diventato veramente... Questa è la storia di... adesso abbiamo anche un frammento su Pippo Fava. Ecco, lui venne ucciso a Catania, è catanese, non nel 94, nell'84. È il nostro punto, è il nostro punto di riferimento, il 5 gennaio dell'84. Di Fava, al di là dell'attività giornalistica, è consigliabilissimo, penso leggere un romanzo che io ho letto, che recentemente è stato ripubblicato da Mondadori, Prima che vi uccidano, che è straordinario. Io non lo voglio leggere. Perché racconta come persone fondamentalmente per bene, oneste, eccetera, comuni, così via, vengono attenta nel granaggio e si danno brigantaggio quindi alla mafia, no? È un romanzo molto intenso che nell'edizione ultima ha una prefazione di Saviano, quindi vediamo un attimo. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi, i siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia, i mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice per la gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo in Italia. L'uomo politico non cerca attraverso la mafia soltanto il potere, cerca anche la sua ricchezza personale, perché dalla ricchezza personale ne deriva potere e deriva la possibilità di avere sempre quei 150.000 o 200.000 voti di preferenza. I mafiosi non sono quelli che ammazzano, non quelli sono gli esecutori, anche al massimo livello. Io ho visto molti funerali di Stato, io dico una cosa della quale io solo sono convinto che può anche quindi non essere vera, ma molto spesso gli assassini erano sul palco delle autorità. Ecco, questa era un'intervista di Enzo Biagi, 30 anni fa e siamo ancora qui, vieni, no? Una cosa interessante, Pippo Fava fondò questo mensile Siciliani, dove tra la redazione c'era il figlio, c'era Riccardo Rioles che è il direttore di Teleato. Quindi altro riferimento. Vedete, quindi... noi abbiamo Salvo Vitale che è il compagno di Peppino, che era il compagno di Peppino in passato, Riccardo Rioles che era il caporedattore dei Siciliani di Pippo Fava. Tra le altre cose, molto... una persona molto dolce, anche se oggi anziana,
è un, quasi un metro, a un metro ci manca una bit di bubble, no? Ogni volta mi piace sfotterlo un po', perché gli dico: a te non ti hanno ammazzato, perché sparavano ad altezza d'uomo e ovviamente non ti hanno preso. E questa è la relazione oggi di Teleato che sta cercando di portare avanti tra l'ironia di Salvo Vitale, quindi di Peppino il passato, e quelli che sono stati invece gli insegnamenti, come avete sentito, attuali. Ma perché dopo 100 anni non cambia niente? Di Pippo Fava, 30 anni fa lui diceva che la mafia oggi si fa, sono ministri, che la mafia oggi è al potere, che non è la coppola. 30 anni fa, siamo ancora 30 anni fa e non è cambiato nulla, perché la politica romana, la politica dei palazzi, ha studiato bene Tomasi de Lampedusa. Cambiamo tutto per non cambiare un cazzo. Cambiamo Renzi e Berlusconi lo va a trovare al Nazareno. Questa cosa mi fa un'impressione, io che sono cattolico. C'è uno che va al Nazareno, un pregiudicato che va al Nazareno per discutere di riforme. Sentite, allora abbiamo ancora qualche minuto, perché sono poi sono 2 ore che... Sì, però guarda che ci siamo dimenticando di un personaggio invece molto più importante, che è il vostro paesano. Non facciamo vedere il frammento per prendere un attimo di tempo, però parliamo di Danilo Dolci. Voi lo sapevate che è triestino Danilo Dolci, conoscete chi è? Danilo Dolci, triestino, 50 anni fa, forse molto più di 50 anni fa, è venuto in Sicilia. Padre siciliano. Eh? Padre siciliano, un altro figlio. Un ideologo, uno scrittore, un uomo di un certo, anche peso, diciamo, altro, quasi 2 metri, un certo peso, ma io parlo di un altro peso, dove negli anni 60 addirittura organizzava marce contro la mafia, negli anni 60, scioperi alla rovescia. E nel territorio di Partinico, Trappeto. Qui è con il passato proprio. Qui è con Peppino il passato. E ha creato delle strutture enormi, cercando anche di impiantare un modo di studiare diverso, la famosa maieutica. Noi a Partinico abbiamo la scuola proprio di Mirto, di Danilo Dolci, ancora esistente. E le lotte dei contadini per l'acqua, la diga dello Iato. Cioè, ha dato una svolta in quel territorio veramente forte, e si è ritrovato solo negli anni 90 a morire, solo e abbandonato da tutti, dopo aver dato un contributo veramente importante alla rinascita di quel comprensore e di quel territorio. Era triestino. E se volete leggere i libri, li ha ristampati recentemente la Sellerio, proprio la storia dei processi che lui subì nel 56. È una biblioteca da questo punto di vista. No, perché per citare, perché dopo, allora domani devono vedere il vostro sito, se devono leggere www.teleato.it, andiamo avanti con l'informazione. Poi sapete che Franco Zappa i Natali erano di Marcenico? Questo non lo sapete, No, questo non lo... Franco Zappa, il nonno e il papà, era di Marcenico, non lo sapevano nemmeno i partenici. Allora, portiamo il microfono. Arriva a Genova e lo chiamo Belin. Che mica è Belin? Se vai a Milano fanno ne, o mia bella madunina ne. Ecco qua. Buonasera. Io sono... Fai la domanda facile, se no vengo io. Vai. No, io non ho... Lui è venuto a fare il telegiornale, hai capito perché la minaccia? Più che altro non ho una domanda... Buonasera. E se c'è volta, dai, basta una volta, ce lo va. Io più che altro non ho una domanda, ma
Volevo parlare un po' da parte dei miei compagni di Libera, compagni di scuola, anche da parte dei miei docenti diciamo, professori, diciamo. Volevo dire un due frasi, dedicarle in due parole. Ovvero, io mi dissocio e condanno. Mi dissocio da ogni pensiero e azione che limita la libertà del singolo autore sociale e della società. In base ai sani principi del vivere civile, mi oppongo a qualsiasi forma di discriminazione, qualsiasi forma di segregazione e di disprezzo. Mi oppongo alla censura dell'integrità della persona e della dignità umana. Dissocio il mio nome e la mia identità da qualsiasi forma di crimine, da qualsiasi forma di violenza. E dissocio la mia persona dagli anni acidi, dagli anni cupi, dagli anni tesi. Non odierò e non discriminerò il diverso, lo straniero, la donna, il povero, il violento, il criminale, il bandito, perché la mia anima è pura e candida come l'ultima lacrima e non sarò vittima del mio istinto primitivo, perché sono padrone di me stesso, capitano del mio destino e responsabile della mia anima. E ci prende pure per il culo, lo poteva dire che è scrittore. A San Bambore. Complimenti, è bellissimo. Non l'ho capito, comunque.